La chiesa è gremita. Dopo pochi minuti anche le sedie impilate all'ingresso vengono prese e occupate. Continuano ad entrare fedeli, lo spazio si riempie. Tutti gli occhi sono per Maria, là, davanti all'altare, bianca e dolce e semplice. La sua presenza dice di Lourdes, della grotta e di Bernadette. Cicagna per un'ora si ferma a pregare il rosario. Al santuario sono arrivati da tutta la valle e anche da fuori. Ci sono ragazzi, famiglie e tanti anziani, molti dei quali a Lourdes non sono mai andati, per motivi che si possono immaginare. Per tanti dunque è la prima visita ed è un'emozione perché è Maria che è venuta per loro. Questa statua, con il suo carico di storia, significato e fede, è qui per loro, un sentimento difficile da descrivere. Guardi, non riesco neanche a parlare, sono talmente commossa, talmente... non lo so come dire, comunque è stata un'esperienza incredibile. Meraviglioso, meravigliosa, bellissima. È una cosa per noi, poi cicagnini in più che abbiamo, quella dei miracoli che... Ma è stata a Lourdes lei? No, mai, purtroppo no, ma conto di andarci. C'è bello. Stata anche a Lourdes 4 volte. 4 volte? Certo. Che cosa vuol dire per lei Lourdes? È tanto una cosa che bisogna andarci per vedere. La statua di Maria sosta un'ora nella chiesa di Nostra Signora dei Miracoli, il tempo per il rosario, letto dai sacerdoti della Fontana Buona, in un clima di grande preghiera e ascolto. Ci si sente davvero avvolti, custoditi da una madre, da una mamma che ci guarda, che ci accoglie, che ci custodisce e che nel segno di Lourdes proprio ci richiama alla vicinanza e alla prossimità dei poveri e dei malati.